Vediamo più. E però sembra che i nemici, anche perché sennò consumiamo tutto. Però lì dove c'è la palude come si fa? Siamo proprio a palude. Se ci impiegasse un attimo ad affondare. No. Eppure c'è anche un tesoro là, tra l'altro. Perché la chiama prova ignifuga? Per ora non ho idea. Come si fa a passare di là? Anche questo è sempre palude in teoria. È sempre fango, quindi... un albero da buttare giù, per esempio, non credo. Qui abbiamo già visto che non si può. E qui? Forse è proprio così. Silvana. Sta lì. Ascolta. Quindi se venivamo qua senza questo, potevamo farlo? O c'è un altro modo? Allora lì. Beh, allora, no, tecnicamente dovremmo potercela fare. Ma se io invece volo, adesso devo rifare tutto. Cioè, se io continuavo a volare, arrivavo senza dover... Cioè, come facciamo adesso? Niente, prova finita questa volta. In teoria, fammi vedere un attimo.
Marco Silvano. Se io metto questo, per esempio, cosa succede? Ok, squalificato, sì. Niente. Ok. Siamo senza frecce. Più ardua questa, va detto. Però, secondo me, ripeto, se noi prendevamo il volo e andavamo fino là... Era fatta in teoria. Quindi questo si trova. Oh, tipo qua, mettiamo. Boh. Niente, questo non possiamo farlo adesso. Bisogna andare a prendere le frecce. Brodecu. L'abbiamo già visto. Posso un attimo. Usciamo, ma il ciliegio, ah beh, è l'albero d'eco stesso. Quello vuol dire che c'è un sacrario lì sopra. Ah, no, 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 ok, è la, diciamo così, il laser, che cosa sia. Non so, io sarei tentato di andarmene adesso da qua. Ecco qua un'altra prova, forse. No. Sembrava. Invece se ne è scappato. Però c'è l'emporio qua in effetti, eh. Tutti i confini probabilmente sono questi alberi più chiari. Dopodiché diventa nebbia. Però qua abbiamo beccato uno. Dov'è allora l'altro? Sotto tipo. Devo capire. Perché qua l'albero non è segnato. Oh. Vabbè, ti può essere qua pure. Niente, questo scappa. Questo, se non sbaglio, è l'ingresso. Qui sì, l'ingresso dove siamo arrivati. Quindi dove ste prova? Lui dice che era... Uno era est. Allora, riparliamo col tipo un attimo. Tra l'altro questo emporio non ho ancora nemmeno visto. Ok, questo. Ah, ma è lui forse. È lui. Sud-ovest è la prova del controllo. Sud-ovest. Seconda prova a nord-ovest, la prova del coraggio. Terza prova a est, e che è quella che abbiamo beccato, che è effettivamente a est. Quindi ce n'è una a nord-ovest. Questa qua sarà la prova del controllo, mi sa, perché il ghiaccio è una forma di controllo, no? Controllare nord-ovest, sì. Allora. Benvenuto, benvenuto, ma come sono felice di vederti, signore eroe.
Io sono Mac, l'esperto di questo bosco. Se vuoi sapere qualcosa non esitare, ma chiedi a me. Per parlare con il grande albero devi salire quassù. Ovviamente ho trovato la spada che esorcizza il male, la spada che puoi impugnare soltanto tu. Nessun altro ha questo onore, abbiamo lavorato sodo affinché nessun altro potesse allungarsi sopra le mani. In che modo avete lavorato sodo? Come era il bosco perduto? Hai perduto la strada. Oh, ma che, ovvio che no, visto che ora ti trovi qui, scusa, signor eroe, non era mia intenzione offenderti. Dimmi il bosco, il grande albero d'eco e il piedistallo della spada sono le attrazioni, beh, fondamentali. Mi sento che li chiamo attrazioni e si arrabbiano. Dentro il grande albero d'eco c'è un posticino dove il signor eroe si può riposare, ok, dentro l'albero. Poi c'è il piedistallo della spada, non saranno presentazioni. Quanto è il piedistallo della spada è anche il centro di questo bosco. Adesso voglio le misure esatte, pixel per pixel. E sale sul piedistallo, ti guardi intorno, non dovresti avere difficoltà a rientrarti in mezzo al bosco. Ok, è il piedistallo il punto, quindi. Come punto di riferimento ci sono anche le antenne a fagiolo su cui puoi fare affidamento per girovagare. Insomma, se ti perdi basta che torni al piedistallo. Per uscire al bosco, beh certo, prima o poi potresti voler uscire. Non ti preoccupare, siamo pronti anche a questa evenienza. Dirigiti a est del piedistallo e sulla destra troverai un segnale. Da lì sale ancora sulla collina a destra e vedrai un albero spettrale. Entra nella sua bocca e maccherà, eccoti fuori dal bosco. Siamo resi conto che sarebbe stato troppo complicato attraversare di nuovo tutto il bosco perduto. Quindi a est c'è una collina da salire. Comunque adesso saliamo qua. Ma si può salire? Per estrarre questa spada devi usare la tua vera energia. Vedremo se ne sarai in grado. Ok. Dici di entrare. Apri la bocca. Posso entrare nella bocca tua? Sembra che non è... lo spazio c'è. Ah, aspetta un attimo qua. No, è solo un... dove parlare. C'è entrare, ma dov'è che si entra? Allora, vediamo un attimo qua. Io sto facendo un giro tondo, ma... E poi l'emporio lo dà là. Dobbiamo andare là, dove c'è l'emporio. L'abbiamo già superato. Aspetta, aspetta questa. Per tutte le noci di Peccano, non mi dire che tu sei il signor eroe. Ho indovinato? Evviva, il signor eroe è venuto a farci visita nel bosco. Peccano ha inventato una prova per te. Le noci di Peccano. Signor eroe, che ti farà diventare ancora più eroico. Non devi combattere e non fa paura, però è necessario essere prudenti. Ora ti spiego, vorrei tanto vedere un rupiglio. Cos'è? Brilla al buio, è tutto blu ed è... alto più o meno quanto me. Non importa se sono un'immagine o roba simile, voglio davvero che mi mostri un rupiglio. Ne mostrerò uno. Sapevo che avresti accettato, signor eroe. Sei molto gentile a voler ascoltare la mia richiesta. Non so dove si trovi, ma da qualche parte c'è un esserino molto agile che brilla nel buio.
Sto parlando dei quei coniglietti blu. Chiamano Rupiglio. Chissà quanto brillano, sei curioso anche tu di vedere. Non ho fatto la foto. Il mostro è un Rupiglio, ti ricompenserò come si deve. Vediamo un attimo. Ok, questa è l'altra prova, quindi questi due in pratica. Poi c'è il sacrario. Turbine di Revali è pronto. Quanto pare. Anche perché. Ok, il coso è qua. Però, nord-ovest. Vogliamo un attimo, diario. Il potere del freddo. Davvero non ho fatto la foto. Facciamo una prova un attimo. Nulla. Tanto il teletrasporto ce l'abbiamo. Andiamo al nostro solito villaggio preferito. Questo. Vediamo se riusciamo a fotografarlo, vediamo se è quello. Adesso non mi ricordo il nome, ma però mi sembrava anche fotografato. Lui ha mica detto che gli va bene anche la fotografia, anche perché portarglielo non si può. E vabbè, prendiamo anche le frecce. Oh, bisognerebbe. Non so se ci sono adesso, forse di notte. Sono fatte. Non ci sono più le fate. Sì, che le ho cancellate tutte. Sì, vedo che non c'è più nessuna foto qua. Forse l'avevo fatta, avevo letto il nome, ma non ce ne sono più. Boh, io vedo di sera. Perché era pieno. Darsi che l'abbia cancellata, appunto. Era pieno forse le foto e. Siamo mai andati là sopra a vedere se c'è qualcosa. Poi Adriano mi parlava dei sacrari che ci sono. Che ci sono in teoria sopra i Monti Gemelli. Sicuro ce n'era uno, me lo ricordo. Ne ha parlato di due. Allora. Tutto. Comunque sono poche. Allora, adesso facciamo il bivacco qua. C'è ancora. Adesso che posso cucinare. Provo a fare la mela al burro che ci faceva sempre la mamma. Pesca ne va matta. Gli ingredienti sono, fammi indovinare, mela e burro. E il burro di capra. Finito il burro di capra. Sono una buona a nulla, non sarò mai brava con la mamma. Te lo do io. Ce l'abbiamo? Forse sì. Questo è burro di capra. Davvero, posso? Grazie, aspetta un attimo. Oh!
Che profumino. Il sapore del burro di capra è inconfondibile e il gusto della mela rende tutto più dolce. Tieni, ce n'è anche per te, grazie. La mela cotta ha ricoperto il burro di latte di capra che ne esalta la dolcezza. Te la metterò tutta per diventare brava in cucina. Cena di cocco 2. A vendetta. Completata. Allora, fino a sera. Vai. Però non deve essere piacevole stare in ginocchio per ore e ore. Oh, cosa? Cioè? Ah, non so, sei tu che eri. Ma guarda. La tua faccia ha un che di familiare. Non lo dicono in tanti, eh. Ma sì, adesso ricordo. Assomigli proprio allo spadaccino che provò a fermare la grande calamità. Però è successo tanto tempo fa. Io, proprio io. Che cosa? Sei il grande spadaccino? E quindi mi dai qualcosa? Voi giovani d'oggi avete uno strano senso dell'umorismo. Ah beh. Se tu fossi davvero quello spadaccino avresti con te la mitica spada. Ok, dobbiamo tornare quando abbiamo la spada. Vedi, quel grande spadaccino da piccolo si allenava con una carota sprint perché non aveva una spada. Poi crebbe mangiando carote sprint che fortificarono il suo corpo e temprò il suo spirito coltivando carote sprint. Questa è la storia, così come me l'ha raccontata la buonanima di mio nonno. Perciò smetti di raccontare frottole, mangiati una bella carota sprint e cerca di diventare come lui se ti piace tanto. Grazie. Delle carote puoi comprare al negozio di mamma mia. Ok, pubblicità praticamente. Vuoi diventare forte come grande spadaccino, posso darti una mano. Ok, basta che non me la dai in testa. Okay, andiamo a vedere se riusciamo a fare questa foto. Boh, le fatte non tornano più perché le abbiamo prese tutte. Questo è il motivo, perché un po' di volte che, cioè, è già capitato che veniamo qua e non le vediamo. No, mi viene il dubbio che c'era un limite. Se riusciamo ad avere fortuna. E poi cosa mi daranno? Qualche rupia? Come dico, come ricompensa? Qui non lo vedo. L'ha preso. Anche perché ha invertito la marcia, furba. Ma no, quello non è un riflesso, non è il. Non ci credo, ma quando ci servono le cose non le vedo. Con tutti questi qua. E com'è possibile? Vabbè, non ci sono fatte, non c'è la specie di coniglio. Ragazzi, che ci devo fare? Fortunati oggi, tra una cosa e l'altra. Boh. Di solito è qua, in questa zona. Non vedere se magari è qua. Qua in teoria bisogna portarci con la sfera. Non so far che. Non so quando nemmeno potremo prenderla.
Che dire, però è stato un po' infruttuoso il giro qua. Niente, allora le fate ho l'impressione che effettivamente fossero contate, perché non le avevamo più viste. E boh, ho la sfortuna di non incontrare quando mi serve l'animaletto e aver probabilmente cancellato la foto, quindi perfetto. Qua c'è di meglio. Se non ricordo male, io ho proposto, vabbè, poi ci siamo trovati lì al bosco, ma avevo proposto di andare dal drago e provare a vedere se riusciamo appunto a staccargli una scaglia che serve per l'altro lago, quello della forza. Guarda cosa c'è. Il nostro amico. A proposito, sono andato a guardare come si fa a cambiare le briglie. E c'è un modo. In alcuni stallaggi c'è una signorina che in teoria ce le fa cambiare. Anzi, no, mi sa che è proprio nel primissimo che abbiamo incontrato. Quindi magari andiamo a fare un giro, dai, così vediamo un secondo, perché qua è improduttivo per ora. Questo? Cioè, nel senso, Bosco Corogo, tanto... Prima bisogna fare un po' di sacrari. Bisogna... recuperare un po' di cuori. Non so quanti, non mi ricordo, forse Adriano me l'aveva scritto in qualche commento, ma molto tempo fa. Adesso non mi ricordo la cifra, era un po' però, quindi mi sa che siamo sotto. Era qua, ma non adesso, non a quest'ora, mi sa. Far passare, vabbè, c'è un bivacco, oppure per una volta dormiamo. Allora, da lui copriamo. Compro, copriamo le frecce. Ne ho due nella borsa in questa. Compro tutto. Wow! Wow! Beh, wow! Sentite che è esaltato, eh? Yeah, yeah. 120 rupi, eh? Yeah. Vabbè, però in teoria abbiamo delle pietre da vendere. Ok, dai. Vediamo questo fantastico... Sì. Poi ho quello morbido. Per una volta che veniamo di mattina. Ho riposo. Ok, sono le 2 di notte. Qua sono tutti svegli. Vanno a letto questi, no? Ok, salve. Spero che tu abbia dormito bene. Abbiamo guadagnato anche un cuore. Buona giornata a te. A te, ladro, ladro. E chi? Non c'è la tipa? Non è qua? Vedo che qua ci sono dei cavalli. Adesso non dimmi che ho sbagliato. Allora, ho trovato un video... No, cosa che era? Boh, comunque diceva che a Sudacalla, per esempio, ce n'era uno. Quindi non in tutti i stallaggi.
Però mi sembra, cioè, secondo me doveva esserci una qua, mi sembrava di ricordarmene una qua, a meno che l'orario non è un po'... Sì, beh, sono le 5 di mattina in effetti. Allora proviamo... Mezzogiorno. Sarà mezzogiorno. Non so. Era il dubbio. Questa magari non credo, Questa zona è ancora tranquilla, ma il castello di Rune è in subboglio, spuntano fuori ancora tanti mostri. Vuoi continuare a viaggiare? Dovresti portarti qualche pozione. Ho capito. Comunque avrei notato che qui ci sono un sacco di gemelli. L'altro giorno uno dei bimbi mi ha chiesto dove fosse la mia gemella. Che carino. Non è qua. Dust. Vabbè, allora, andiamo su da Kala, che devo dire. Cioè. Allora, su da Kala era... Questo? Ok, qua penso che ci sia. Se non ricordo male. Dobbiamo parlare con questa signorina. E questa signorina ti fa cambiare. Ma penso che tra l'altro l'abbiamo vista questa cosa. Però ero convinto che fosse anche qua. Ti fa cambiare anche, penso, i capelli. Cioè i capelli, diciamo così... Sì, boh, come si chiama? Pettinatura del cavallo. E... Mi ricordo questa cosa qua, adesso sono passati un mese e mezzo, due. Perché è un po' che l'ho iniziato il gioco. Appunto per cercare di arrivare in tempo